Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Anche oggi ragazzuoli, giornata di novità e due di esse sono belle importanti. Cominciamo con il dire che domani ci sarà la manutenzione. Inizierà stanotte alle 2 e finirà a mezzogiorno, ben 10 ore di attesa. Questo ovviamente è l'orario giapponese. Quindi se volete fare la Godly oppure una top 10k per le crono, mi raccomando non finisce alle 3 o 4 di notte ma alle 2. Detto questo, iniziamo a vedere le novità che hanno annunciato quest'oggi. La prima è lo Unique Gauge dei compagni che sono in standby. Ora si potrà vedere il riempimento della barra dello Unique Gauge per personaggi come per esempio MVP, Kid Buu oppure Hit, che piano piano si riempono il loro gauge in standby, così da poter semplificare delle giocate, per esempio il time skip di Hit. Quante volte mancava un puntino, un secondo e avete sbagliato la giocata? Oppure Gogeta e Rosé, avete Rosé con il gauge pieno, potete entrare con strike più ultimate e magari non ve lo ricordavate. Stessa cosa per Gogeta, magari manca un puntino per caricare il gauge, lo fate entrare, fate anche magari prendere la combo e così fullate gauge, rompete la sfera e siete più tranquilli. È sicuramente una buona aggiunta per semplificare alcune giocate e per avere un quadro più preciso della situazione in quel momento. Ma adesso passiamo alla notizia più importante della giornata. Charlotte ragazzuoli riceverà un buff e Dairo passerà Sparking. Qua dice che non cambierà solo la rarità di Charlotte, ma anche le statistiche e le abilità. Prima e dopo la trasformazione avrà un grande boost. Quindi mi immagino stats potenziate, nuovo kit. Ora non so se bufferanno tutte le trasformazioni, tipo Super Saiyan 2, che ne so, support, Super Saiyan 3 melee, Super Saiyan God ranged, e ognuno avrà un suo tipo e una sua funzionalità per diverse lineup. Sarebbe meraviglioso, però avremmo un buff assicurato. E in più ragazzi, secondo me ancora più importante, certi costumi daranno dei tag a Charlotte. Questa roba è sbroccatissima. Vuol dire che potete inserire Charlotte in qualsiasi team senza dover occupare leader slot. E vi ricordo che la sua Z-Ability dà HP. Quindi, che ne so, lo volete giocare con Rosé, gli metti un costume e lo fa diventare Future, non perdete la Ultra Ability, gli buff HP e sinergizza anche con la lineup. Fortissimo. Questa meccanica lo rende versatile e se il personaggio sarà forte lo rende anche strepitoso all'interno del meta. Chissà, rivedremo Charlotte in God Tier, in top altissime? Vedremo. Sono contentissimo e mi va bene anche questo buff al posto del Super Saiyan Blue. Io chiedevo solo un buff e una rinfrescata, un aggiornamento a questo personaggio e per fortuna l'hanno fatto. E infine ragazzuoli, passiamo a Gotenks Super Saiyan 3 che riceverà uno Zenkai. Green, Special Move e Ultimate avranno un boost. Sblocca tutte le unique per ridurre il ki avversario e sigillerà una carta se Gotenks avrà al di sotto del 50% di vita e verrà colpito dall'avversario. Si attiva solo una volta. Non ci hanno detto moltissimo, ma adesso andiamo a controllare il kit per Zenkai. Però la cosa importante di questo personaggio è la Z-Ability, che buffa HP per i Fusion. Vi prego, non trollatelo, non mettete giallo Bussago, giallo Hybrid, fatelo giallo e Fusion, così Zenkai Bench adesso Vegito Ultra. E per coloro che lo hanno stelle rosse, sicuramente lo troveranno ancora più giocabile. E poi buffa lo Zenkai di Gogeta Blu futuro, buffa magari un possibile Vegito Blu Ultra all'anniversario. Avere una Zenkai Bench che buffa HP è sempre un valore aggiunto e al Fusion al momento servirebbe. Ma andiamo un secondino a controllare il nostro caro Gotenks. Allora, statistiche, questi senza titolo, che sono in realtà interessanti per quanto riguarda le difese. Secondo me sarà un bel tank con tante difese e tanta vita e sarà difficile da buttare giù. Allora, la main, beh, ti metteranno sicuramente qualcosa perché letteralmente si pesca solo l'ultimate e non fa altro. Poi la unique, ragazzi, questo è un personaggio vecchissimo, quindi è stralimitata e vecchia. Un buff per 45 counts che diventerà non cancellabile. E poi questa è un po' strana perché in pratica uno di questi tre buff verrà applicato a caso con entrare in campo, ovvero il costo delle carte strike ridotte, un buff sul key recovery o un buff sul vanishing gauge, ma per 10 timer counts. Io penso che verrà o reworkato oppure aumenteranno i counts sicuramente. Poi questo è buono, un damage reduction del 40% in cover, poi sicuramente gli aggiungeranno anche un damage reduction fisso e 50% di stack damage per 10 counts
quando appunto entrerà in cover. Molto interessante, perché sono percentuali carine. Special move che, boh, forse la lasciando così ma un po' inutile. La verde è forte perché immobilizza, è un po' come l'urlo di Super Boo Purple. E la ultimate ha possibilità di fentare. Ora non so se mi metteranno Blast Armor anti-endurance, però già che può fintare qualcosa. E poi niente ragazzi, HP. HP anche per gli hybrid, mi ero scordato. Quindi possono anche dare una Zinc Bench per Hybrid, Bussago Fusion, spero Fusion tutta la vita. Non penso che avrà potenziale per essere giocato, ma sarà una Zinc Bench. Comunque vedremo, questo codex a me piace tantissimo e lo vorrei vedere un minimo giocabile. Sì, ma basta mi buffa giallo e Fusion Warrior. Detto questo ragazzuoli, le novità sono finite. Vi ricordo che uscirà tutto domani. A Gotex non lo so, penso di sì però che mercoledì con il Gauntlet nuovo. Però Charlotte è sicuro che uscirà domani 17 maggio. Io vi saluto, ci vediamo con doppia live, la prima alle 3:30, la seconda alle 10:45 post derby, oppure come sempre domani con un prossimo video.